questa, anche se lungo è il cammino, hai una stella che illuminerà la strada che devi far. Tutto si può ritrovar, nulla è per sempre perduto. Cielo lo vedrai, perché nel cielo il sole brilla ogni mattina, e la speranza nel tuo cuore resterà. Se continui a cantare, niente ti potrà fermare, e il tuo sogno la realtà diventerà. Senti, Matias, tu devi stare tranquillo e pensare a ristabilirti, niente di più. Non devi pensare ad altro per ora. Ma Leandro, tu non stai rispondendo a quello che ti ho domandato. Perché non è il momento di pensare a questo. Chi l'ha detto che non è il momento? Solamente io so cosa significa per me giocare a calcio. Ho il diritto di sapere la verità, o no? Sì. Allora, per favore, ho bisogno che tu mi dica se potrò ritornare a giocare a calcio. Sì, hai il diritto di sapere la verità, e la verità è che non lo sappiamo con sicurezza ancora. Ti aiuteremo tutti, soprattutto io come medico ti aiuterò. Ma la parte più importante la devi fare tu. Non mollare, sei un ragazzo. Hai tutta la vita davanti, sei circondato da persone che ti adorano. Sei un campione di calcio, ma ora dovrai essere un campione nella vita e non puoi mollare adesso. Mi hai sentito? Se tu non mollerai, andrà tutto bene. Forza, eh? Coraggio. Non potrò più giocare a calcio, ecco la verità. Non potrò più giocare. Mamma, devi dirmi la verità. Matias, potrà o no tornare a giocare a calcio? Non lo so, tesoro. Non ti credo. No, ti assicuro che non lo so. Se lo sapessi, te lo direi. Sul serio? Sì, sul serio. E poi adesso non è il momento di preoccuparsi per questo. Si vedrà più avanti. Ora, la cosa importante è che Matias si rimetta al più presto. E che si senta amato da tutti quelli che gli sono accanto. Soprattutto tu devi incoraggiarlo ora più che mai. Certo, ma per me non sarà facile. Lo so. Non sarà un compito facile, è vero. Ma è necessario che tu sia molto forte. Devi. È indispensabile per lui. E io sarò al tuo fianco in questo momento difficile. Mamma, ti voglio tanto bene. Anch'io ti voglio bene, tesoro mio. Ciao. 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 Dimmi, come sta Matias? Ha bisogno d'affetto, perché non vai a trovarlo? Grazie, papà. Grazie per tutto quello che fai per lui. Non mi devi ringraziare, forza, vado da lui, coraggio. Invece sì, ti dobbiamo ringraziare. Guarda. Guarda cosa mi hanno mandato. Ti posso spiegare tutto, Che cosa vorresti spiegarmi, Fabio? Qui non c'è nulla da spiegare, questa foto è molto chiara. Ascoltami, per favore. Che cosa dovevi ascoltare, Fabio? Così mi hai distrutta. Mi fidavo di te come di nessuno. Avrei messo la mano sul fuoco per te. E ora mi sento una povera stupida. Antonella, perdonami per tutte le cose orribili che ti ho detto. Non te le meritavi. Ovviamente non volevo vedere la verità. Non volevo vedere che stavo con un traditore e un bugiardo. Prendi, tieni il mio telefono. Non voglio più toccarlo. Conserva come ricordo le foto del tuo tradimento. Vedi, non so chi me le ha mandate, ma chiunque sia stato, mi ha fatto un grande favore. Permesso. Sei stata tu. Le hai mandato tu quelle foto. Che cosa
cosa ti salta in testa, Fabio? Chi può essere stata? Non ne ho idea, ma non io. No, non ti credo, Antonella. Non credo alla tua innocenza. Per colpa tua adesso ho perso Tamara. Errore. La colpa è tua. Perché sei stupido? Ho perso l'opportunità della mia vita. E sai perché? Perché mi sono comportato come un idiota soltanto per questo. Matias, non dire una cosa così, sì. Non è vero. Sì, è così, Patty, questa è la verità. Sì. Se solo ti avessi dato retta, adesso non mi troverei in questa situazione orribile. Basta, Matias, non colpevolizzarti. Ti farà stare soltanto peggio. Non riesco a smettere di pensarci. Perché se solo avessi ascoltato il tuo consiglio, adesso starei quasi per andare in Spagna. Sarei sul punto di realizzare il mio grande sogno. Realizzerai ugualmente il tuo sogno, Matias. Sono sicura che riuscirai a superare tutto quello che ti sta accadendo. E invece io so che non potrò. Perché la mia gamba non serve più a niente. Matias è davvero a terra. Non c'è da stupirsi, poverino. Prendiamo precauzioni. Voi due venite da fuori? No, non veniamo da fuori, Perla. No, non importa. Prendiamo precauzioni lo stesso. Sì, d'accordo. Basta così, grazie. D'accordo. È troppo pesante. Cosa mi sta spruzzando addosso? Per favore. Mi scusi, ma questo è un ospedale. Si può togliere quella mascherina, altrimenti non la capiamo? Sì, dottore. Dicevo che questo luogo deve essere libero da germi e batteri. Basta così, è sufficiente. Sarebbe meglio che anche lei, la signora, indossasse una mascherina. No, guardi, non è necessario. Le porti via, per favore. Come vuole. Vada, ecco, grazie. Se non le crede utili. Ma non voglio responsabilità se la signora si riempirà il corpo di germi. Ma che cosa le viene in mente? Con permesso. Chi è quella sciocca? Perla Zajas, la mia assistente. Come ti sei permessa di intrometterti nella mia vita? Non avevi il diritto di fare una cosa del genere. Ma allora hai la testa dura? Ti ho già detto almeno un milione di volte che quelle maledette foto non le ho mandate io. In ogni caso, l'unico che ha la colpa di tutto sei tu, perché tu hai ingannato Tamara con quella sciocca di Emma. Però a raccontarlo a Tamara sei stata sì, tu. Sì, questo è vero, a un certo punto sono andata a raccontarglielo. Ma la signorina non mi ha creduta e ti ha difeso, quindi... Certo, e questo non ti è bastato, dico bene. E così hai dovuto anche mandarle le foto. Senti, perché non provi a ragionare? Io te l'ho detto chiaro e tondo in faccia quando ho raccontato la verità a Tamara. Non l'ho affatto negato. Quindi se adesso ti dico che quelle maledette foto non le ho mandate io, tu mi devi credere. E va bene, allora chi gliele avrà mandate? Sveglia, Fabio, è stata Emma, è ovvio. Ora non dire sciocchezze. Non sono sciocchezze, è sicuro. Emma è cattiva, cattivissima. E di certo aveva molta voglia che Tamara venisse a sapere la verità. Non può essere come dici. Che cosa ci guadagnerebbe Emma da questo disastro? Farti soffrire. E lei sa che se fa soffrire te, fa soffrire me. Io mi devo levare ogni dubbio. Grazie mille per essermi così vicini. Come ti viene in mente di ringraziarci? Noi ti amiamo, tesoro. Certo, saremo sempre al tuo fianco, figliolo. Siamo la tua famiglia, Matias. Hai parlato con Leandro? Sì. E cosa ti ha detto? Mi ha detto che adesso devo essere forte e che devo guardare sempre avanti. Però io non credo che potrò mai più tornare a giocare a pallone. Ora non pensare a questo. Ma che cosa vuoi che pensi adesso? La cosa che mi piace di più al mondo è giocare a calcio. Io? Ma figurati se farei una cosa così, è assurdo. E poi ti ho detto mille volte che non mi importava che Tamara lo sapesse.